questo punto facciamo parlare se sa albanese e Natale parla dopo, ecco che ci sono le possibilità. Sì, ci sono. Vabbè, chi vuole fare degli interventi sempre, sempre in maniera pacata e per cercare soluzioni. L'assessore Romeo vuole parlare più. Io, Arturo diceva, penso non sia l'occasione per ringraziare, io ringrazio chi è presente, ringrazio in particolare chi si è organizzato in questi anni. È vero che c'è la crescita di una cultura ambientalista, anche se diciamo un po' frenetica, un po' disordinata, un po' non è mossa da consapevolezza, c'è un'attenzione, una sensibilità crescente, ma non la ritengo una consapevolezza ambientale. E su questo bisogna lavorare, perché se non c'è consapevolezza ambientale, noi fra 10 anni discuteremo di problemi ancora più gravi. Perché sono state menzionate una serie di questioni che io, per passione politica, insieme a un gruppo molto ristretto, di queste cose ne parlavamo 20 anni fa, potevamo produrre stasera un dossier enorme per dire quali erano le preoccupazioni di 20 anni fa e quella che oggi è diventata la realtà. La nostra più grande preoccupazione era che si arrivasse ad un punto dove l'inquinamento di falde di sottosuolo potesse diventare una realtà. Lo è. E il bello è che ci siamo arrivati per caso. Ora, insieme a tutte le informazioni che loro hanno dato, io credo che siano importanti, ma possono essere acquisite singolarmente, chi vuole entrare nel merito. A me non interessa il dettaglio, mi interessa la risposta ad una domanda. A Siderno c'è una questione ambientale preoccupante, drammatica? Sì, c'è. E ha una serie di concause. Dicevo, concause che hanno fatto emergere quella sensibilità ambientale frizzante, perché chi abita vicino alla discarica vorrebbe di vivere con quei fumi, con le finestre chiuse, chi abita a Pantanizzi da una vita, c'è. Però un insieme di cose, io su queste cose ci sono incantato per una serie di motivi. Cioè, se non abbiamo più le due discariche nel Novito, ovvero, è perché c'è stato un grande lavoro. C'era dentro lavoro. C'era una situazione di verdi che erano al governo con una sensibilità e siamo riusciti a costruire, diciamo, i parametri per far diventare il Novito un'emergenza nazionale e far attivare i soldi che servivano per. Poi siamo in Calabria, le gare d'appalto si fanno e finiscono in un certo modo, perché non doveva finire nella ex cava di argilla della famosa D'Agostino all'epoca, no? E stoccata là. Doveva essere un lavoro energizzato che andava a ricostruire pure gli argini della Fumara, perché io avevo pure l'idea che le Fumare sono dei luoghi bellissimi da vivere e tu li puoi sottrarre al degrado e all'inquinamento solo se li ripopoli. Si potevano ripopolare, c'era un progetto depositato alla regione per fare una pista ciclabile lungo la Fumara, per fare dei giardini botanici, aree picnic, cioè un lavoro che non si è fatto all'epoca. Quando si dovevano spendere i soldi, e ritorniamo che perché quello è il punto poi, perché noi possiamo fare il quadro della situazione, il punto vero è come se ne esce, il punto vero è come se ne esce, perché qua la situazione non è di 4 lire, cioè se era 1 milione di euro il bando che era stato fatto per bonificare la BP all'epoca. E su questo c'è da dire, non è che si è intervenuti perché sembrava che 300.000 euro fossero bastati per fare quella bonifica. I 350.000 euro si sono attivati quando alcuni fusti si sono aperti e bisognava intervenire in somma urgenza, e si è intervenuti. Dopodiché, siccome c'era un gruppo di tecnici che aveva seguito e caratterizzato tutta la vicenda, sapeva qual era, aveva predisposto tutto, c'erano le schede, i pareri, tutto, si fa la gara, viene pure assegnata all'impresa di Roma. Però che succede? Nel cambio della gestione politica scompare tutto. Noi siamo venuti a conoscenza perché quest'estate, quando la Regione Calabria ha fatto l'elenco delle bonifiche da effettuare, Siderno non c'è. Siderno non c'è. Non risulta niente. Poi invece sono saltati fuori tutti i documenti che attestano la gravità di questa situazione.
insieme al dialogo che si era aperto col sindaco sulla SICA, spingendo la SICA a fare, vengono fuori queste realtà. Ora, io credo che questa volta, senza colore politico, di destra, sinistra, c'è una comunità minacciata, è una comunità che ha, per fortuna, un sindaco su questi temi molto disponibile, perché non ha responsabilità, almeno su questo piano, non c'è una responsabilità di questa amministrazione su queste vicende. Io credo che la comunità si debba affiancare tutta il Consiglio Comunale al sindaco per l'apertura di un tavolo che, in parallelo a questi lavori di indagine parallele che si vogliono fare, che sono giustissime, perché io credo che la prima cosa da fare è monitorare tutto il perimetro di Siderma. Cioè, se noi abbiamo monitorato un perimetro, a questo punto siamo obbligati a monitorare tutto il perimetro di Siderma. E bisogna farlo. Un po' si può fare all'atere, in maniera anche privatistica, con questi lavori, al campione, però l'Artacal lo deve fare e dobbiamo stare con il fiato sul collo sull'Artacal, facendo guidare al sindaco, perché ha un'altra forza, un altro valore, perché guardate che la necessità economica per affrontare questo problema, io credo che neanche nella regione Calabria la troviamo, perché Franco è un buonista, geloso, quando dice questi disponibili, quelli. La Rizzo, quando sono saltati fuori quei documenti, non c'era bisogno di aspettare. Bisognava immediatamente rilanciare quella gara, immediatamente. Invece qua ci rivediamo fra un mese, ci rivediamo dopo, ma Oliverio e la Rizzo sono la controfigura della stessa medaglia, cioè non ci possiamo prendere in giro. Quando all'Arone, vi ricordate l'Arone quando si è aperta la collina? No? Io avevo un amico, Gianni Mattioli, che era sottosegretario ai lavori pubblici. Cioè, io credendo che la politica fosse questo, non sistemare concorrenti, non prendere l'indennità in qualche commissione. Io ho detto a Gianni Mattioli, devi mettere il culo su un aereo ed essere qua domani mattina, perché abbiamo mezza collina che se ne va. Ora, chi ha memoria di quella vicenda? Gianni Mattioli un giorno era qua. Nel Consiglio Comunale, sindaco Panetta, e noi in contrapposizione a Panetta. Gianni Mattioli ha detto domani mattina il ministero può garantirvi 4 miliardi e mezzo. È stato fatto un lavoro sulla donna e non se ne è più parlato. Io non so chi l'ha fatto il lavoro, so che c'è stata l'Università di Cosenza, anche in sinergia con Piero Fuda all'epoca assessore regionale, ma quando la politica vuole può fare, no? È lo stesso come abbiamo fatto sul Novino, cioè lo stesso su altre realtà. Il problema è che ora questa comunità è debole. Non ha referenti esterni. Questo è un problema. E allora io dico e chiudo, no? L'incontro di questa sera, oltre ad illustrare, deve servire per costruire un fronte comune dove questa comunità chieda l'apertura di un tavolo con la regione, con il Ministero dell'Ambiente, per vedere come trattare questa problematica e affrontarla. Poi ci sono gli aspetti tecnici che è un'altra discussione, dove saranno presenti chi di competenza potrà per noi garantire la, diciamo, effettibilità di queste cose. E allora la prima cosa da fare, io dico, siccome è stato fatto già un consiglio comunale aperto sul tema dell'ABP, chiede un altro consiglio comunale per affrontare la questione ambientale che si deve nel suo complesso, costruire un tavolo con l'assessorato comunale, i cittadini, le associazioni, dove insieme costruire momenti di mobilitazione per far arrivare sia alla regione sia al Ministero dell'Ambiente una voce alta e forte, perché se no, noi guardate, parleremo e fra un paio d'anni la situazione sarà ancora più drammatica, perché se l'inquinamento di fatto ancora non è sceso qua, ci può arrivare, perché c'erano pure le fantasie della comunità montana della Limina che ci voleva fare una discarica sotto il Pozzo di Sant'Anna, e per motivare che c'era l'argilla che non era vero, avevano taroccato le carte, dicevo le analisi a 3 km più avanti, dicendo là, e all'epoca li abbiamo bloccati, cioè riusciamo a fare 250 milioni di lire per scontare.
Se riusciamo a fare questo, cosa sappiamo?